Mi hanno un poco scioccato. Ecco, perché... Quando ha preso la notizia ieri, che cosa ha provato? In fondo un po' di piacere, perché tutto sommato è un evento storico, quindi sono testimone di un evento storico, ma non solo per questo, anche perché si mette un po' in forza tutto, quindi spero almeno che le famose gerarchie capiscano da questo gesto che è ora di fare le cose un po' più trasparenti, più pulite, meno mondane, ecco. Il prossimo Papa, rispetto a Papa Benedetto XVI, secondo lei che cosa dovrà avere in più? Dovrà avere molto in più. Spero che sia un Papa proveniente dall'America Latina o dall'Africa, insomma parecchi se lo augurano, perché dovrebbe incoraggiare, che so io, l'apertura aveva iniziato a fare Giovanni XXIII. Io credo che ripartirà una chiesa nuova, perché è una lezione per tutti quelli che sono restati. Il Papa ha detto: non ho più la forza fisica. Secondo lei questa è la reale motivazione? Sì, perché ha combattuto contro delle forze. Quando le forze del male sono a sti livelli qua. Non lo so, io credo che ci siano anche dei motivi, che ha capito che non ce la fa e quindi vuole far arrivare una persona giusta che smuove un po' le coscienze e toglie... È la Chiesa che viene messa in discussione. È la Chiesa, quello è il suo gesto, il suo gesto ha messo in discussione sia la Chiesa sia l'operato di quelle persone intorno. Io l'ho apprezzato più con questo gesto che con i 6-7 anni di pontificato, perché si è perso un poco nel pontificato, però questo gesto ha fatto capire quanto vale sto Papa. Grazie. Le dimissioni del Papa? È una sorpresa. Niente, ci ha lasciato sicuramente spiazzati, cioè la cosa, nessuno si immaginava una cosa simile, però un enorme dispiacere, dopo 8 anni penso che, però se questa è stata la sua volontà, la sua scelta, ben venga, così. Buongiorno signora, le dimissioni del Papa? Un poco scettica. Perché? Perché penso che sotto sotto ci sia qualcosa di molto grosso. La motivazione che il Papa ha dato, secondo lei, non è proprio la vera ragione? Ci sia qualche motivo di salute, però non penso che sia tutto questo. Però si è dimesso, quindi ora? Ora aspettiamo, vedrei. Le dimissioni del Papa che significato hanno? Ma se lui non se la sentiva di voler continuare perché era stanco, perché era vecchio, credo abbia preso la decisione più giusta, voglio dire, nel senso che molti altri dovrebbero prendere esempio da quello che ha fatto lui, come del resto i nostri grandi politici. Ci sono alcuni che sono ormai che non ce la fanno più, però stanno lì attaccati alla poltrona. Questo è un segno, credo, di grande rispetto. Bisogna avere rispetto per la decisione che ha preso, anche perché non credo l'abbia presa a cuor leggero. Voglio dire, è stata meditata e alla fine credo abbia preso la decisione più giusta. Quando non se la sente più, credo che si debba prendere queste decisioni, cosa che non avviene mai anche nell'ambito universitario. Cioè, noi vediamo professori che sono ormai vecchi, stravecchi, però sono ancorati alla poltrona e non la mollano. Lui credo che abbia fatto un gesto bellissimo. Cambierà qualcosa per la Chiesa secondo lei? Uno scossone? Ma credo, tutto sommato, non so se cambierà qualcosa, credo farà riflettere molto, e penso che potrebbe essere da monito per eventualmente per altri che, voglio dire, non avevano il coraggio di prendere tali decisioni, ma visto che è stato lui il capo proprio a farlo, magari potrebbero seguire la sua stessa strada. Forte l'eredità secondo lei lasciatagli da Papa Giovanni? Non tanto Giovanni Paolo II, io so che sto dicendo una cosa un po' sconcertante, ma non ho avuto grande stima per questo Papa. La mia stima va a Giovanni XXIII e a Paolo VI in parte, perché sono stati capaci di intercettare
che so, i nuovi input, no, che venivano dalla società. Adesso la Chiesa dovrebbe farsi un po' carico del cambiamento dovuto, diciamo così, carico dell'esigenza di eticità che si sente tanto in giro.